il segnale che innanzitutto la Cassa Depositi e Prestiti si avvicina ai territori e questo è molto importante. Il fatto di aprire una sede a Genova dà a noi questo messaggio molto chiaro, ci dà anche un altro messaggio a cui tengo particolarmente, cioè che Genova diventa particolarmente attrattiva anche per gli investimenti, ovvero sia Genova è il posto dove ci sono progetti e investimenti e opportunità di investimento che non ci sono da altre parti. Sapete che noi abbiamo circa 13 miliardi di lavori da fare, se li mettiamo tutti quanti assieme. E questo per noi è veramente quello che è necessità del nostro territorio. Ricordiamoci questo, che Cassa Depositi e Prestiti può essere veramente il volano che non solo ci dà i mezzi per poter lavorare, ma anche attrae altri investitori, quindi è un volano positivo sotto il punto di vista del cash, ma anche dal punto di vista dell'attrazione per altri investitori italiani o esteri. Infatti Cassa Depositi e Prestiti è conosciuta in tutto il mondo per essere il veicolo con cui altri investitori possono venire sul territorio, per cui è una grande giornata per Genova. A Genova è presente con Ansaldo, è presente con Fincantieri, è presente con quello che è un po' il cuore centrale dell'industria pesante. Questa è l'altra porzione di Cassa Depositi e Prestiti che è estremamente importante, cioè quando lavora come equity, cioè prendendo diciamo, le azioni e le porzioni importanti delle aziende italiane. Ci sono molte aziende sul territorio genovese che potrebbero essere aiutate da Cassa Depositi e Prestiti attraverso investimenti in equity, per cui questa non sono più investimenti sulle amministrazioni, sul territorio dal punto di vista pubblico, ma sono investimenti in aziende private che ovviamente poi danno una ricaduta sul pubblico, quindi è un altro pezzo dell'anello che ci consente di avere lo sviluppo della nostra città e del nostro territorio. Quali sono le aziende su cui potrebbe intervenire in equity, Cassa Depositi e Prestiti? Qualche idea, giusto? Qualche comparto più che altro? Le idee ce ne ho tantissime, certo, ecco, bravo, parliamo di comparto. Certamente l'high tech, certamente Cassa Depositi e Prestiti può aiutarci a sviluppare la porzione di high tech per quanto riguarda l'alta tecnologia, di cui Genova abbiamo tante medie e piccole aziende che sono veramente sul leading edge della tecnologia. E l'altra che non dobbiamo dimenticare è il turismo e soprattutto la silver economy. Gli investimenti che noi possiamo fare qui a Genova per la Silver Economy, ecco lì che riguardano molto real estate, ma non soltanto real estate, anche la sanità da un certo punto di vista, sono tutti investimenti che potrebbero essere perfettamente aiutati dalla Cassa Depositi e Prestiti.